Buongiorno a tutti. Da più parti mi è stato richiesto di spiegare come funziona il live streaming, video live streaming, e attraverso questo video cercherò di darvi qualche nozione sommaria di come poter fare appunto del live streaming anche in maniera abbastanza semplice. Prima però di addentrarci, diciamo, nelle problematiche e nei software che sono necessari per fare tutto questo, mi scuseranno coloro i quali magari lo sanno già, ma devo dare alcune nozioni fondamentali giusto per poter parlare uno stesso linguaggio. Iniziamo quindi con il concetto di pixel. Il pixel è l'elemento più piccolo che compone un'immagine. Ciascuna immagine, sia essa un'immagine fissa oppure un fotogramma di un video, è composta da appunto un insieme di pixel. Ma quanti sono questi pixel che compongono la nostra immagine? Ecco, allora che dobbiamo introdurre un secondo concetto che è la risoluzione. La risoluzione indica la quantità di pixel che compongono la nostra immagine. Normalmente questa definizione, questo valore viene indicato con due numeri: il numero dei pixel orizzontali per il numero di pixel verticali. Quindi io adesso qui ho indicato due esempi. Nel caso del Full HD, piena alta definizione, il numero di pixel saranno 1920x1080. Nel caso invece del PAL, al quale siamo sempre stati abituati noi, diciamo, l'immagine, il fotogramma è composto da 720 pixel orizzontali per 576 verticali. Ora dobbiamo introdurre un altro concetto, perché il pixel può essere quadrato o rettangolare. Poiché normalmente i pixel di una televisione sono rettangolari, mentre quelli di un computer sono quadrati, le immagini che vengono visualizzate correttamente su un monitor di un computer verranno distorte se verranno visualizzate su uno schermo televisivo. E questa differenza si nota soprattutto con immagini tonde, con cerchi. Esistono però dei software che hanno la possibilità di cambiare le proporzioni dei pixel, quindi quello che viene chiamato il pixel ratio, da una proporzione quadrata a una proporzione rettangolare oppure viceversa. È una cosa da tenere presente, perché spesso mi viene chiesto: ma come mai dei video che noi scarichiamo, ad esempio, da internet non li vediamo correttamente? Ecco, questa è la ragione, perché probabilmente quei video sono stati costruiti per essere visualizzati su uno schermo televisivo, oppure viceversa. Questa è la ragione per la quale talvolta questi video o queste immagini non vengono visualizzate correttamente. Tornando al nostro video, dobbiamo introdurre una nuova definizione, che è la definizione di frame rate. Il frame rate non è altro che il numero di fotogrammi per unità di tempo, che nel nostro caso in genere sono i secondi. Quindi il frame rate viene indicato come il rapporto tra numero di fotogrammi per secondo. Ora, attenzione, perché qui bisogna fare un piccolo discorso, nel senso che è ovvio che video con frame rate più alto risultano essere ovviamente più fluidi, perché in uno stesso secondo più fotogrammi corrono, maggiore è la fluidità. È ovvio però che questo porta via molte risorse sia al computer, sia in fase di streaming, sia in fase di trasmissione. Perché dico questo? Perché, ma poi lo vedremo dopo, se non abbiamo noi che produciamo una linea internet in upload abbastanza potente, e allo stesso tempo i nostri utenti non hanno delle linee internet sufficientemente veloci in download, vedremo che video con un alto frame rate potranno essere visualizzate a scatti. Bisogna quindi cercare una sorta di compromesso per avere una buona fluidità e anche una buona gestione della trasmissione del flusso video. Io dico, non, per una situazione normale, diciamo, per delle linee ADSL normali, la mia esperienza mi porta a dire che un frame rate di 25 fotogrammi al secondo, che poi è quello del PAL, delle nostre televisioni, è un rapporto assolutamente accettabile.
Altro concetto è il concetto di bit rate. Il bit rate non è altro che il numero di bit per unità di tempo. Anche qui le unità di tempo vengono calcolate in secondi. Questo si aggancia un po' al discorso che facevo prima, e cioè noi dobbiamo avere un flusso video che sia accettabile sia per quanto riguarda la nostra possibilità di trasmettere video, sia per i nostri utenti che devono vederci. Quindi è del tutto ovvio che maggiore sarà il numero di bit che noi mandiamo in streaming, maggiori saranno le risorse che noi chiediamo al nostro sistema per poter gestire questo flusso video. Stesso discorso vale per gli utenti: anche gli utenti che ci vedono dovranno avere delle linee sufficientemente potenti per avere la gestione di un numero di bit per unità di tempo molto alto, oppure insomma dei sistemi normali potranno accettare un numero di bit magari inferiore. Anche qui, per quanto riguarda il nostro discorso di flusso video, vedete qui ho preparato un piccolo schemino nel quale più o meno vengono indicati diciamo le grandezze video e diciamo l'aspetto sia in 4 terzi che in 16 noni, e con questi rapporti quale deve essere diciamo il sistema ricevente. Quindi potrà essere un modem, una DSL oppure una più lenta, oppure una DSL più veloce, oppure addirittura il cavo o la fibra. In questo schema voi vedete che ad esempio con una risoluzione di 176x144 viene visualizzato con un modem, mentre invece una risoluzione di 1280x720, che è un HD, è necessario sia una trasmissione che una ricezione con cavo o con fibra. Poi ci sono le posizioni intermedie: una bassa risoluzione che è 352x288 può essere vista con una DSL, oppure 720x486 con una DSL più veloce. Insomma, questo schema vi dà a grandi linee quali sono le risorse che dobbiamo impegnare. Parliamo ora esaurito questo discorso un po' tecnico, un po' barboso, entriamo invece nel nostro discorso del flusso dello streaming. Quando noi facciamo streaming live, dobbiamo tenere presente tre momenti. I tre momenti sono la produzione, la codifica e la distribuzione del nostro video. Attenzione, ci sono dei sistemi che consentono di unificare questi tre processi in un momento unico, ma per chiarezza anche un po' dell'esposizione vediamo di parlare bene di questi tre momenti che sono fondamentali: la produzione, la codifica e la distribuzione. Iniziamo a parlare della produzione. La produzione del nostro video non è altro ciò che noi appunto produciamo, ciò che noi vogliamo far vedere ai nostri utenti. La produzione può essere effettuata con essenzialmente due sistemi: un sistema hardware e un sistema software. Sistema hardware può essere ad esempio uno studio televisivo con la regia, lo studio dove ci sono appunto le telecamere, e il segnale delle telecamere viene gestito da un mixer video hardware che può essere più o meno sofisticato. Oppure, scendendo un po' di livello, esistono dei sistemi che integrano l'hardware con il software. Questo è il caso del TriCaster, che è appunto un sistema abbastanza costoso, ma insomma meno costoso di un mixer video professionale tradizionale. Adesso ultimamente sul mercato è entrato un nuovo sistema che si chiama Atem. Anche questo è un sistema integrato hardware e software, ce ne sono di vari modelli e a seconda anche della disponibilità di budget che ciascuno ha può scegliere quale tipo appunto di modello utilizzare. E infine la cosa più semplice è una semplice webcam. Anche una piccola webcam è un qualcosa che ci può produrre appunto del video. Mentre invece per quanto riguarda il software esistono dei programmi dedicati, ce ne sono vari, io qui ne ho indicati tre: sono Wirecast, VidBlaster e VJ Director.
Ce ne sono anche altri dedicati solo al Mac, ma insomma io credo che quelli più diffusi siano questi tre, quindi è su questi tre che io mi sono soffermato. Addirittura VJ Director, anche questo non è utilizzatissimo. Diciamo che i primi due sono quelli che io vedo sono stati utilizzati maggiormente. Ora, io non mi soffermerò su come funzionano e come lavorano questi software. Ci sono un sacco di tutorial in internet. Voi stessi potete procurarvi delle copie di prova di questi due programmi, Wirecast e VidBlaster, potete sperimentare. Io vi dico, non sottovalutate questa possibilità, perché è una possibilità che con un costo diciamo, sufficientemente limitato vi dà veramente ampie possibilità. Ovviamente dovete avere dei sistemi di computer più o meno potenti a seconda della qualità del video che voi volete produrre, ma per quanto riguarda, diciamo, la gestione delle telecamere, dei nostri filmati o della nostra titolazione, della nostra grafica, questi software sono, io credo siano adatti, sono veramente adatti e vi consiglio veramente di dargli un'occhiata. Ora io vi mostro una sigla di questo caso del TG1 per farvi capire quali sono gli elementi grafici che intervengono appunto quando si produce del video. È una cosa abbastanza semplice, quindi ve la faccio partire. Ecco, vedete, in questo caso sta partendo una sigla animata. Questo è un video unico, eh. Ecco, sotto c'è una piccola grafica, tgnrai.it, e qui inizia lo speaker che dà i titoli. Questi titoli sono in sovraimpressione nella parte sotto, vedete, vengono messi al momento su questo video che è continuo. È un video, insomma, un po' datato, però insomma, è quello che sono riuscito a recuperare in internet. Ma mi dà solo, come dire, l'opportunità per farvi vedere come funziona una produzione veramente molto semplice, che è appunto quella di una sigla del telegiornale, l'inizio di un telegiornale. Quindi c'è questo video continuo, vedete questi titoli che vengono messi in sovraimpressione, e poi vedrete che si passerà in studio con un'immagine più larga data da una telecamera e poi uno stacco su una telecamera più stretta sullo speaker. Ora poi lo vedrete appena finisce questa parte. Ecco, questo è lo stacco sullo studio con la telecamera più larga. Ecco, la camera più stretta. A questo punto c'è il nome dello speaker in sovraimpressione, il quale sta introducendo il telegiornale e lancerà il primo servizio. E cresce molto il differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi. Per tutto questo, Barbara Capponi. A questo punto parte il Giornata servizio pesante video, per le il borse quale europee viene che chiudono tutte sottotitolato impiccate, con il bruciando servizio, eccetera, eccetera. complessivamente quasi 254 miliardi di euro di Montaggio, videografica. capitalizzazione. A Piazza questo Affari lascia sul punto terreno il viene tolta la 4,82% per detto. sovraimpressione e il video continua tranquillamente. Vi ho dato questa immagine, questo video, per spiegare un po' gli elementi che compongono una cosa che noi potremmo produrre per conto nostro. Gli elementi molto semplici, quindi avete visto, in questo caso c'era uno studio con due telecamere, un sistema di titolazione e null'altro. Quindi tutto questo può essere effettuato, vi dicevo, sia via hardware, in questo caso con mezzi più sofisticati, oppure anche con i software dei quali vi ho parlato prima e dei quali vi invito a prendere visione. Bene. Dopo la produzione, se ricordate, l'altro punto fondamentale è la codifica del nostro flusso video. Perché si codifica, bisogna codificare il nostro video? Per due aspetti essenzialmente. Il primo è che se noi produciamo il nostro prodotto con dei mezzi sofisticati, quindi che ci restituiscono un prodotto molto pesante in termini di dati, abbiamo la necessità di ridurre questa quantità di dati in modo da poterlo rendere trasmettibile su internet. Quindi questo è il primo aspetto della codifica. Il secondo aspetto della codifica è quello di fare in modo che il nostro prodotto venga
facilmente visualizzato e letto dai nostri utenti, e quindi dovremo utilizzare dei formati che i nostri utenti siano in grado appunto di leggere. Per mia esperienza io utilizzo per poter codificare questo tipo di codifica un programma che si chiama Adobe Flash Live Media Encoder. È un programma appunto dell'Adobe, è gratuito, quindi potete utilizzarlo, è abbastanza, diciamo, ha una possibilità di intervento su vari parametri in modo da poter ridurre il nostro flusso di dati essenzialmente in due modi, o con una compressione VP6 o con una compressione H264. Lascio a voi la sperimentazione di questi due tipi di compressione per scegliere quella che voi preferite. Ci sono i pro e i contro in tutti e due, adesso non voglio addentrarmi troppo, anche perché insomma è giusto che ciascuno di noi poi sperimenti in proprio quello che lui vuole fare e scelga per conto proprio il proprio sistema. Quindi due sistemi di, appunto, di riduzione di file, che sono, ripeto, il VP6 e l'H264, e la produzione del formato del nostro video, che nel caso appunto di questo software è in formato flash. È il formato che viene utilizzato normalmente anche su YouTube e quindi è un sistema molto, molto utilizzato. Questo tipo di codifica viene generato sia con questo programma del quale vi ho detto, sia all'interno dei software dei quali ho parlato prima, che erano appunto Wirecast e VidBlaster. Hanno questi due programmi un sistema di codifica incorporato che sfrutta sempre i parametri di Adobe Flash Media Live Encoder, ma sono incorporati nei software che noi andiamo ad utilizzare. Ecco, in questa immagine vedete appunto il programma del quale vi ho parlato, che è appunto Flash Live Media Encoder. Voi vedete che è diviso in due parti, una parte di input e una parte di output. Nella parte di input ci sono tutti i parametri che voi potete impostare, quindi il tipo di ingresso che avete, il tipo di codifica, che appunto è VP6 o H264, il frame rate, il formato, la risoluzione che volete utilizzare, e anche il bit rate che utilizzate per poter trasmettere. C'è una sezione anche riguardante l'audio, nella quale voi potete decidere il tipo di ingresso audio da utilizzare e quale tipo di formato. Esiste poi invece la parte di output, che invece si riferisce alla distribuzione, della quale parleremo subito dopo. In questa parte vengono inseriti dei dati che ci consentono appunto di distribuire il nostro segnale live su delle piattaforme che noi abbiamo scelto. Per quanto riguarda appunto queste piattaforme e la distribuzione, ormai ce ne sono davvero tantissime. Io vi cito quelle più utilizzate e che peraltro sono anche gratuite. Hanno lo scotto di avere della pubblicità in sovraimpressione, e questo purtroppo è lo scotto che dobbiamo pagare per poter fare il nostro live streaming gratuitamente. Ognuna di queste piattaforme ha dei pro e dei contro. Io, per esperienza personale, ho visto che Bamboozer è quella che ha un miglior rapporto tra qualità e incidenza della pubblicità, nel senso che con Bamboozer voi potete utilizzare delle risoluzioni come volete voi, quindi anche abbastanza alte, non c'è un limite. Potete avere una distribuzione ad un numero di utenti praticamente illimitato, e l'invasione pubblicitaria è abbastanza limitata. Però anche qui adesso ne ho indicate qualcuna, cioè Ustream, Livestream, Justin, Stickam e appunto Bamboozer, ce ne sono anche altre, qui ne ho messe solo alcune. Anche qui ciascuno di voi potrà scegliere la piattaforma che preferisce per poter distribuire il proprio segnale.
Quindi, detto questo, abbiamo visto come per poter fare live streaming il nostro flusso debba seguire appunto questi tre momenti di produzione, di codifica e di distribuzione. Come esempio, diciamo che la cosa più semplice è quella di collegare una piccola webcam al nostro computer portatile. Possiamo saltare tranquillamente qualsiasi software, entrare con selezionare la telecamera direttamente all'interno di Flash Media Encoder e selezionare appunto la webcam e poi distribuirla in rete sempre attraverso Flash Media Live Encoder. Questo è il modo più semplice, è quello anche meno costoso se volete, basta una webcam e un piccolo computer. Da qui poi si sale e ognuno di voi poi sceglierà il tipo di utilizzo che vuol fare, il tipo di produzione e di distribuzione che preferisce ottenere. Bene, grazie a tutti per essere stati qui con me, spero di essere stato sufficientemente esauriente, eventualmente contattatemi pure, non c'è problema e vedremo di approfondire ciò che non è stato sufficientemente chiaro. Grazie a tutti e arrivederci.